5 serate di festival e in 5 ore di festival, io tutto questo dramma che è stato fatto su John Travolta lo vedo una cosa, è come dire, non sta succedendo niente di grave, sta andando tutto bene, dove possiamo andare a trovare una stronzata che ci fa venire voglia di polemizzare? Cioè, è una gag, ripeto, per me divertente. Lui evidentemente sul momento non l'avrà gradita o non gli sarà, o ci ha ripensato sul momento, ma parliamo di allevi, ma parliamo dei ragazzi di Mare Fuori, ma parliamo delle cose belle del festival. Non andiamo a sottolineare John Travolta che è venuto a rimborso spese. Questa polemica io la posso immaginare. Ho capito, ma fosse venuto e dice, sai, si è pigliato 400.000 euro per fare quella cagata lì, e allora lo capisco, ma viene a rimborso spese. Ci ha ripensato all'ultimo, perché era stato raccontato tutto. Se sul momento non gli piaceva più la gag, se io dico a Teresa Mannino andiamo a fare le bull, e se stranisce perché non gli piace sta roba e non è felice, non è che è colpa mia che gliel'ho proposto, perché gliel'avevo spiegata, sul momento gli sembrava non bella. Lei è stata una professionista bravissima, divertente. John Travolta in quel momento evidentemente non se l'è sentita sua, ma non pensiamo che adesso la responsabilità del servizio Punto è un pubblico nei altro, confronti però, del qui si telespettatore. sottolinea quello che dice la gente, quindi è Ma vero, gli hanno capito? messo Ma in la gente 60, ha 10 milioni, ma... ma la gente giustamente deve esprimere il proprio parere sul festival, in positivo e in negativo, noi lo sappiamo e siamo qua per questo, ma non dico nulla, è giusto. E che devo fare? Non si è divertito come pensavamo facesse. Tutto qua, non è che non è successo niente.